Ancora Bellinzago con la manovra. Si apre sulla sinistra la Torre, poi Montante, già in vantaggio il Bellinzago al terzo minuto con Marco Montante. 1-0 per la capolista. Sulla tre quarti vince il rimpallo, Marjanovic poi apre sulla destra l'indirizzo di Cleur. Al traversone Cleur, Dolcetti gira, forse un tocco col braccio, calcio di rigore. Pronto Buglio contro Lentini. E spiazzato Lentini, 1-1 al settimo minuto, il pareggio di Angelo Buglio al Parisi. Parte col destro, cacciatore sopra la traversa. Ancora il traversone, Cizzi in qualche modo smanaccia e poi mette dentro. Un'altra esitazione di Cizzi, arriva il gol del numero 7, Carriero. C'è largo Cleur, pallone per lui, buona idea di Buglio. Cleur può andare all'uno contro uno con la sinistra, la conclusione facile per Lentini al 27esimo. Lancio profondo in vantaggio Iraci, che rischia, perde palla, attenzione il pallonetto fuori. Occasionissima per il Bellinzago con la conclusione di Vingiano che non trova lo specchio al 30esimo. Attenzione Iraci, Tonon. Palla regalata al Bellinzago. Pubblico rumoreggia. Attenzione al triangolo, poi Carriero in zona tiro, fuori misura. Marjanovic sulla sinistra, può accentrarsi. La conclusione deviata, poi Tonon col destro, ci arriva in tuffo Lentini. Buona esecuzione volante di Tonon, altrettanto eccellente la risposta di Lentini. 37. Dolcetti si è allargato a destra. Cleur a sinistra. Traversone interessante, Dolcetti allontana Emiliano. Con decisione recupera palla Carriero, attenzione qui in superiorità numerica. Bellinzago, palla dentro che sfila verso Chiaria, morbido il tocco per Massaro, il destro sopra la traversa. Traversone, lì c'era stata una pronuncia sofisticata, un Badel. Non c'è fuorigioco, secondo l'arbitro Cizza si oppone alla conclusione di Chiaria al 14esimo. Tocco di prima, gran giocata di Montante per Chiaria, il terzo gol del Bellinzago, splendida intuizione di Montante, pallonetto morbido di Chiaria per il 3-1 degli ospiti. Bernazzani dalla destra, traversone morbido per la conclusione al volo di Tonon, attento Lentini al 22esimo. Cleur prova ad andare via sulla sinistra, ancora Cleur tiene palla, poi il traversone dell'australiano, posizione regolare, Dolcetti colpisce male, palla sul fondo. Prova ad arrivare Di Placido, poi testa centrale di Iraci che non è riuscito a angolare al 28esimo. Pronto Vingiano, allontana la difesa del Trepavoghera, poi prova la botta Gallace, grande risposta di Cizza al 39esimo, un sussulto degli ospiti. Eccolo qua, il fischio di chiusura, il Bellinzago vince 3-1 alla Parisi e vola sempre più al comando della classifica, oltre a Povaghera che può concentrarsi sulla semifinale di Coppa Italia.